Sono Caio Giulio Cesare e voglio raccontarvi come è nata l'idea di far costruire il foro che porta il mio nome. La mia famiglia era nobile, ma non era la più ricca a Roma, né la più influente. Sono nato nella Suburra, uno dei quartieri più popolari della città. Da ragazzo percorrevo l'Argileto, la via che in pochi passi dalla Suburra portava all'antico foro romano, il grande centro monumentale della città. Guardavo i templi, la curia, sede del senato, e sognavo che un giorno anche io avrei lasciato il mio segno, come gli uomini che avevano fatto grande la mia città e che venivano ricordati in quella piazza. Ma Roma non vuole re, ho sempre sentito dire al popolo della Suburra. Sognavo un nuovo foro, ma lasciai quell'idea per molti anni chiusa in un cassetto. Quando è maturata avevo già rivestito tutte le più alte cariche pubbliche, ma soprattutto ero un generale. Avevo ottenuto molte vittorie contro Galli, Germani e Britanni. A Roma ero amato da molti, ma non da tutti. Si diceva che ero troppo ambizioso. Il Senato mi temeva. Nel 52 a.C. avevo curato la ricostruzione della curia, distrutta da un incendio, già pensando allo spazio di un nuovo foro. Ero ormai sotto gli occhi di tutti che l'antico foro romano non fosse più sufficiente ad ospitare tutte le funzioni pubbliche di una città grande come Roma. In quel periodo ero spesso lontano, impegnato come ero nelle campagne militari, e decisi di affidare un delicato incarico a Cicerone, a volte mio avversario, altre volte mio amico. Doveva acquistare i terreni e le case che si trovavano in una vallata tra il Campidoglio e il Quirinale, all'inizio dell'Argileto. Costò una fortuna, tra i 60 e i 100 milioni di sesterzi, ma non si poteva risparmiare. Il potere si manifesta con atti concreti. L'anno successivo, in quest'area appena acquistata e ormai libera da altri vincoli edilizi, potevo far cominciare i lavori. Pompeo era stato mio collega con Crasso nel triumvirato, ma ora era divenuto il mio nemico principale, appoggiato da quel senato che mi osteggiava. Con la battaglia di Farsalo nel 48 a.C. mi sono liberato di lui, ora potevo uscire allo scoperto e dedicare il tempio sul lato di fondo a Venere genitrice, mitica progenitrice della mia famiglia, la gens Iulia. Al centro della piazza una mia statua a cavallo, mentre ai lati e di fronte erano dei magnifici portici. Il nuovo foro non sarebbe più stato solo un ampliamento del foro antico, ma sarebbe stato il foro di Cesare, testimone della mia assoluta gloria. Ma tirava una brutta aria. Dovevo sbrigarmi a inaugurarlo. Lo feci nel 46 a.C., quando i lavori non erano ancora del tutto terminati, ma al completamento ci avrebbe pensato poi il mio figlio adottivo, Ottaviano Augusto. A ripensarci, forse è stato eccessivo porre una bella statua di bronzo dorato di Cleopatra nel tempio di Venere genitrice nel mio foro, ma lei era ospite a Roma. A dire il vero, una mia ospite, molto intima e gradita, e soprattutto aveva contribuito ai miei successi in Oriente. Ma non credo che sia per questo che 2 anni dopo, alle idi di marzo del 44 a.C., sono stato ucciso. Credo invece che la vera causa fosse soprattutto stata l'aver assunto contemporaneamente, nei miei ultimi anni di vita, le cariche di console, dictator, imperator, praticamente tutto il potere nelle mie mani. Poi la mia statua accanto a quella degli antichi re di Roma, il trono d'oro in senato e altre piccole cosucce. In effetti, sono stato un po' troppo sfacciato. Ma il nuovo foro no, questo lo rivendico con orgoglio. Quando ero in vita mi accusarono di ambizione, e invece poi molti altri imperatori si sono ispirati al mio progetto e con le proprie idee propagandistiche hanno costruito un loro foro. Voglio ricordare a tutti però che il mio foro, il foro di Cesare, è stato il primo. Da qui posso osservare con grande soddisfazione l'alba dell'impero che dominerà il mondo.